La seconda regola del nostro decalogo alimentare non poteva che riguardare l'acqua, che è l'alimento, possiamo chiamarlo così, più importante in assoluto del nostro corpo, in quanto è composto circa il 60% di acqua. È importante idratarsi, il livello e la quantità di acqua necessaria per idratare il nostro corpo dipende dalla temperatura esterna, dall'attività fisica, se mangiamo cotto o crudo, se mangiamo molto elaborato e così via. Quindi in realtà è difficile definire qual è la quantità giusta di acqua da bere. Diciamo, orientativamente si stabilisce che circa 30 ml per chilo di peso corporeo sono sufficienti. Ma quello che è importante è soprattutto la qualità dell'acqua che tu introduci. L'ideale per far funzionare meglio i reni è quella a basso residuo fisso, come ad esempio 15-30 orientativamente. E quindi siamo alla fine della seconda regola fondamentale. Ci vediamo alla prossima.